Ed è interessante questo incontro, mi auguro che sia il primo di una lunga collaborazione. Per quanto riguarda le biblioteche e gli archivi, il primo problema è salvare la verità finché siamo in tempo. Ho chiesto il contenuto, qual erano i libri in biblioteca della sede bibliotecana. La risposta è stata: i migliori sono spariti. Sono arrivati tanti. Ce ne sono alcuni che possono interessare, che è confluito lì anche nel minimo d'archivio dei Padri Agostiniani. Ecco, i migliori sono spariti. E credo che questo possa dirsi purtroppo delle piccole biblioteche significative delle parrocchie. Noi stiamo cercando di salvare gli archivi, portandoli qui al cielo, grazie all'opera tenace e intelligente del professor Robert, buona parte del patrimonio è stato conservato. Quindi conservato. E a tutti vi invito ad avere le antenne per verificare archivi ancora privati o delle comunità parrocchiali che possano essere salvati. Secondo problema è conservare. E voi sapete che soprattutto la parte antica, i fondi antichi hanno bisogno di verifiche e di restauro stato. E questo comporta un impegno, un impegno. In alcuni casi non si può rimandare l'impegno perché si perde la maggior parte delle opere integrate. Ma soprattutto è importante, vorrei che fosse fuori anche come sogno, cioè che mi metta di sognare, no? Dico, ecco, non ci togliete il sogno, no? Ecco, che tutti questi beni potessero entrare in rete. Io mi sogno che all'università, alla biblioteca dell'università della TUF, ci siano i file di tutti i nostri, tutte le nostre biblioteche, e in ciascuna delle nostre biblioteche ci siano i file, i libri presenti nell'Università della Fiscia e nelle altre università. Perché se vogliamo che le nostre biblioteche non siano solo opera morta di conservazione, ma siano costruite dalle persone, devi mettere in rete. Perché per esempio alcune opere presenti a Montefiore, che il cardinale francese ha fatto venire direttamente dalla Francia, sono di utilità. Gli inglesi dicono sono opere di un valore, alcune volte sono opere uniche, conservate, ma nessuno lo sa. Ma se si mettono in rete, e poi invito, questo dipende da noi, dalle nostre facoltà, sia ecclesiastiche sia civili, di proporre come tesi di laurea, per noi tesi di licenza e di laurea, alcuni testi conservati nelle nostre biblioteche. Mi piacerebbe che a livello storico qualcuno studi con i guanti, la cosiddetta Bibbia di Bonaventura, e le miniature che ci sono, ce ne dia una datatura possibile, ipotizzabile, e la faccio conoscere. Se non rimane qui, sotto una teca di vetro, so che le persone vengono a vederla, però non è. Abbiamo alcune opere che poi scopro grazie al professor Orfante che mette in visione, no? Opere di botanica, opere di chimica del 600 e del 700, che sono interessantissime anche per gli studenti. Non so se non abbiamo noi l'opera di Pietro di Spagna, l'abbiamo pubblicata, però anche quella è un'opera, un esempio, no? E nelle facoltà tedesche si studiano ancora le opere di Hildegard di Bingen. I suoi studi sia musicali ma sia anche sulle realtà naturali, sulle piante officinali, eccetera. Quindi creare cultura, creare interesse, creare a Roma, scusate, passate la parola, si segnezzega, no? L'idea di dire voglio andare a vedere questo, mi interessa quest'altro, vorrei, ecco, cerciorarmi di questa notizia, di questa realtà.
perché così si diffonde la cultura che serve alla formazione delle persone e le nostre biblioteche diventano vive. Però vale anche la pena impegnarci per mantenerle vive, no? Io ogni anno vedo la CEI ci dà un piccolissimo contributo, sempre, però ringraziamo, no? Però mi domando, ma quante persone finiscono in questi testi? Impegnarci solo a conservare, che lo dobbiamo fare, è solo il primo passo. L'impegno è renderli fruibili e vorrei che come frutto anche di questo nostro incontro, questo nostro desiderio, diciamo, questa nostra volontà, questo nostro sogno da realizzare, ce lo portiamo nelle sedi appropriate per vedere quello che possiamo fare. Grazie veramente.